Laura Bordignona, a cui do il benvenuto. Ciao Laura. Ciao, ciao a tutti. Allora, tu sei un'educatrice cinofila e anche una pensione in casa per cani, sì. Giusto? Ho frequentato appunto questa scuola con cui mi sono diplomata, la Team Dog, che è una scuola fantastica perché appunto basa proprio l'educazione sull'approccio cognitivo-relazionale, zoantropologico, quindi... Quindi, come dovrebbe essere la relazione tra padrone e cane? Cioè, come dovrebbe vedere il cane il proprio padrone? Dovrebbe vederlo come un compagno al quale si può affidare. Fidare soprattutto. Fidare ed affidarsi, sì. Cioè sapere che comunque ha sotto controllo una serie di situazioni. Poi ovviamente dipende dal cane. Ci sono cani più paurosi, cani più timorosi, cani dal carattere anche. Dal carattere, come noi umani ovviamente. Ecco, ad esempio, è sbagliato quando il cane tira il padrone quando camminano? Come dovrebbero camminare quando anche passeggia il cane? Dovrebbe camminare accanto al padrone, riconoscere che non si deve allontanare? Come sì, funziona? Sì, diciamo fondamentalmente anche lì, se si crea una buona relazione, il cane non è tenuto necessariamente a dover stare davanti e a tirare, si fa una passeggiata con il suo compagno umano molto in tranquillità, insomma. Una delle motivazioni, diciamo, principali per cui molti cani tirano tanto è che non vengono magari portati fuori troppo spesso, comunque in tempi molto brevi, o anche solo magari il proprietario si fa la passeggiata senza realmente farsi la passeggiata con il suo cane, cioè sta al cellulare, guarda WhatsApp, non so, e comunque sì, il cane dice vabbè, se non importa a lui, figurati a me, io ne vado. Esatto, con il suo cane. Quanto è importante far educare il cane, soprattutto quando è cucciolo? Beh, è importante perché si va diciamo ad agire su un percorso educativo dalla base, quindi gli si danno comunque una serie di indicazioni e cresce con una buona relazione con il proprietario, quindi non c'è nulla da aggiustare perché è un terreno vergine sul quale si può poi direttamente lavorare. Ovviamente si lavora con tutti, con i cani di tutte le età, quindi anche cani anziani, cani adulti, però lì chiaramente se lo fai difficile. Vai a lavorare su già delle problematiche esistenti, mentre se lo fai educare da cucciolo ovviamente crescete bene insieme, insomma. Alcuni errori che alcuni padroni possono fare o che in genere fanno anche ingenuamente, quali potrebbero essere? Ingenuamente, guarda, quello che mi viene subito da poter elencare è al parco, in area cani. Spesso diciamo che i cani hanno una comunicazione alla quale noi non siamo abituati, spesso si fanno dei ringhietti, sembra che magari vogliano attaccarsi e fare chissà quali risse, soprattutto i maschi fanno molto teatro, fanno dei gran teatrini i maschi, devono farsi per vedere, stabilire un pochino i ruoli. E lì purtroppo in area cani vedi i proprietari che corrono dalla panchina a dividerli, si buttano in mezzo, e questo spesso magari crea ulteriore problematica all'interno della comunicazione che sta avvenendo. Anche perché così non riescono a socializzare. Non riescono a socializzare, ma soprattutto non riescono a comunicare, perché quella comunicazione che stanno mettendo in atto è interrotta comunque dal proprietario che in qualche modo... Vabbè, anche per paura, perché certo. A volte sono danni, cioè sono costi abbastanza, cioè nel caso sì, non sai mai come, infatti, quindi magari per evitare purtroppo assolutamente a volte... non si possono dare colpe, perché poi bisognerebbe saperli leggere molto bene, chiaramente, come fai a capire effettivamente se è una cosa che finisce male o se è soltanto una scaramuccia, insomma. Poi dall'altra parte, se sei un padrone troppo che lascia il cane troppo così sciolto, c'è qualcuno che si può anche si può arrabbiare, padrone di altri cani, quindi per evitare anche a volte. Sì, anche questo, certo, vabbè, per fortuna. A Roma per esempio esistono le aree cani dove insomma almeno se lo sciogli sai che è sciolto comunque all'interno. Rimane sempre lì, sì. E può giocare. Sì. Dog Soul, che cos'è, prima di lasciare i contatti e far sapere ai nostri ascoltatori come possono contattarti come educatrice cinofila, non solo? Dog Soul è la mia pagina Facebook, dove appunto trovate comunque anche un link al mio blog con tutte le attività che svolgo, i miei contatti, e fondamentalmente ecco, è un invito sicuramente a voler far stabilire alle persone una migliore relazione con il proprio cane, a crescere in equilibrio e felici insieme. E la pensione in casa per cani soprattutto, diciamo, che si distingue dalla pensione classica, perché nella pensione in casa il cane è casa mia e viene trattato come se fosse il mio cane, per cui sta con me, se è anche abituato ad avere dei suoi spazi, io ripropongo la stessa routine che lui trova a casa, se non addirittura migliore. Ti ringrazio per essere stata qui con noi, grazie. Grazie a voi.